trincia da capo. Pallone centrale, gestito ancora dal bianco celesti con Nasri. Occhio perché è partito Nasri, cerca subito in profondità il tocco per Moro. È partito Moro, fa fuori tutti, Moro! Con Simon Shish, lo vuole Angelo Ondrega, eccolo qui servito. Può toccare per Nasri, guarda la porta, Nasri va in porta! Intenti mancati da parte del Torino, capovolgimento di fronte intanto, con la possibilità per Nasri che va in profondità, dentro Raul Moro. Un giocatore come Montiel da solo è sempre pericoloso, ma oggi questo gol non cambia. Scalano bene, coprono bene. Dovrebbero riuscire Vianney e Cancelo a coprire un po' di più il pallone senza creare qualche giocata, ma solo far salire il baricentro della squadra. Non ci stanno riuscendo in questo momento. Provente. Allontana il pallone, poi spinge sull'out di sinistra con Nasri. Cerca di andare ancora su nelle zone alte con un po' di libertà. Attenzione alla possibilità intanto ancora con Nasri, Galia di Gabriel Pereira. Sì, sulla sì. Destra intanto, lancio in profondità ancora da parte della Lazio per il movimento di Castro. Suggerimento così da parte di Aceto. Recupera il pallone subito la Lazio. Si mette in proprio in quella zona del campo Nasri, che poi cercano sul movimento di uno dei due attaccanti. Uno è Vianney, l'altro è Cancello. Occhio intanto alla possibilità. Esperienza ancora Carboni. Il pallone che viene trascinato fuori dal campo 5 proprio della Lazio. Ricomincia in quel settore del campo dove fa pressione proprio il Cagliari. Sale, palla al piede, ora Pica. Può andare dalle parti di Shish, Nasri. Tra l'altro ti aggiungo anche, non voglio essere troppo critico, però Diavan Anderson dovrebbe giocare. E ricomincia da capo. Abbiamo visto Armini come non sia facile andargli via, è andato in con tanti giocatori arrivati poi in prima squadra, arrivati nel calcio professionistico, quindi è una dimensione notevole. Il pallone è buttato un pochino così alla rinfusa all'interno della metà campo della Lazio, che adesso Dumbravanu. Pressing alto da parte di Nasri, che prende un buon pallone, c'è il secondo palo, Nasri nel leggero ritardo, va a prendersi il pallone, va a dar fastidio ad Dumbravanu, che ha fatto comunque una grandissima fucilata nei confronti di un compagno di squadra. Poi Floriani riesce a fare il rimorchio anche Nasri, guarda al centro dell'area, Nasri morbido sul palo più lontano a farlo passare, Armini al centro per Etienne Yutekinkue. Pallone gestito a centrocampo. Tra l'altro nel momento in cui l'Inter aveva sfiorato il pareggio, perché poi non abbiamo rivisto il replay di quello che era accaduto in precedenza, con ancora il pallone per Iliev, glielo strappa Nasri. Palla lunga, la recupera la Lazio che adesso Odei per Marginean. Si spunta ancora Odei ma non riesce a prendere il pallone, e allora prova a partire Nasri. L'unità è in panchina perché Massimo Brambilla sicuro è chiaramente quell'allenatore che ha vinto. E ti dico, elemento di continuità anche nel passaggio dall'under 17 all'under 19, perché poi ricontrolla il pallone, duello con Nasri, gli porta via il pallone Nasri. In aria. Poi ti chiederò anche il migliore in campo fra una decina di minuti, sì, circa. Vorlicci, che entra tra i candidati? Beh, è di quelli dell'Atalanta, è incredibile, al 75esimo in 10 dietro la linea della palla, veramente bravi, spirito di sacrificio importante da parte della squadra. Prova suddiviso in più giorni, e domani ci saranno anche altre sfide notevoli in primavera. Oggi l'esordio dal primo minuto per lui, uno scampolo di partita qualche giorno fa. Nasri però vedo che si sta proponendo più di una volta. Eh sì, infatti è abbastanza frico polacco tra Olaf Kubacki e sì. E poi Floriani sulla corsia di destra, il filtro di Nasri, Floriani Mussolini, in mezzo Nasri, ricomincia da يفضل نصري الذي أتى إلى جانبه كمرود من جديد كمرود ثنائية البحث عن التوزيع الحلول القليل أقاسي معه نصري نصري يقدم الكرة لمواقي انطلق مواقي كمرود يمنح له الحل يفضل التوزيع ولكن تصطدم بمزيان عبد الرحمن اصطلح لنصري نصري الآن نصري قيس في الوسط هذا هو مشكل حامل الكرة في هذه المباراة من يملك الكرة لنون الكروي في مباريات الشبيبة والاتحاد متعونا مهما كانت النتيجة اليوم عدم لا أحد حسم الأمر لا أحد سجل لا يأتي الانسجام استمتع ناصري مباراة شباب قسنطينة لذلك وضع اليوم في جزيرة الثقة كأساسي منذ البداية أوقاسي محاصر لا
الرسم التكتيكي لجوزيريغا لانه رسم فريق اتحاد العاصمه واضح منذ البدايه. اسامه شيبا ايضا تعرض لاصابه في وقت صعب، مثلما ايضا تعرض ابو عاليا لاصابه وهو الذي يعود تدريجا الى مستوى حاليا يلعب مع فريق الرضيف في انتظار ان يلتحق